Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e nella puntata odierna vi propongo la versione podcast del video che ho pubblicato ieri a riguardo della vicenda Ilva ArcelorMittal, governo italiano, in questa soap opera grottesca di cui c'è molto da ridere e moltissimo da piangere. E propongo questa cosa che faccio molto raramente, cioè l'audio di un mio video, perché i ragionamenti in esso presenti sono molto importanti, molto poco presenti nel dibattito mainstream, e volevo farlo arrivare a quante più persone possibile, anche agli ascoltatori di Daily Cogito. Quindi se tu che mi senti hai già ascoltato il video di ieri, puoi saltare a pie pari questo episodio, magari recuperarti quelli passati che non hai sentito, ma ti raccomando di condividere comunque questa puntata per coinvolgere con questo contenuto i tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi contatti e ampliare il dibattito e l'informazione a riguardo, che è una cosa così importante per il nostro futuro. Prima di lasciarvi al podcast, però, lasciate che ringrazi di cuore e che mandi un abbraccio veramente caloroso e forte a Elisabetta, Davide e Sara Elena, i quali mi hanno scritto in privato dicendomi di essere impegnati in questi giorni a Venezia con le operazioni di salvataggio dei manoscritti antichi dopo l'alluvione. E durante questo lavoro estenuante, fondamentale, importantissimo e molto molto stancante sia mentalmente che fisicamente, si sono letteralmente bevuti tutti i miei podcast, e quindi Daily Cogito è stato anche un modo per sostenere questo loro lavoro. Ragazzi e ragazze, state facendo una cosa fondamentale, importantissima. Sono contento di sapere che, pur essendo distante fisicamente, molto vicino con il cuore e con l'animo, io riesca a portarvi qualcosa di buono per aiutarvi a fare quello che state facendo. Quindi continuate così, tenete duro, tenete sul morale e usciamo insieme da questa situazione. Grazie, 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 e continuate così. Adesso direi che ci siamo, quindi vi lascio al podcast, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Per favore, smettete di distruggere sistematicamente ogni singola possibilità che il nostro paese ha di risollevarsi da questo pantano ideologico, culturale, politico ed economico nel quale da troppo tempo versa. Basta, basta, basta. Sapete, io posso sopportare una politica incapace, priva di idee, stagnante, ferma, ma non posso più sopportare una politica che continuamente compie delle scelte autolesioniste che danneggiano il paese in cui vivo e perciò il mio futuro. E la vicenda di Ilva è solo l'ultima di una lunga serie di decisioni e vicende assurde al limite del grottesco, e vorrei cogliere questa occasione, l'Ilva, per esporvi una prospettiva un po' più ampia su questo futuro, non futuro, dell'Italia, che ormai sembra spingerci verso due direzioni: o andarcene o arrenderci, e secondo me dobbiamo ragionarci su. Quindi bentornati qui sul canale. Come vedete siamo in un contesto un po' diverso, perché sono in albergo nel mezzo di un tour fra spettacoli, conferenze, presentazioni e quant'altro, ma non volevo perdere l'occasione di discutere di questo argomento delicato e importante, perché la vicenda Ilva è centrale per il significato, per ciò che rappresenta in seno a questa situazione sociopolitica così sgangherata. È una vicenda grottesca che mi lascia allibito, sembra una favola nera dei fratelli Grimm o una barzelletta satirica che però non fa ridere veramente nessuno. Ed è una vicenda che mi fa arrabbiare, mi fa uscire dai gangheri, però prometto che in questo vlog cercherò di essere pacato, lucido e ragionevole. Cercherò di mantenere la calma, non posso prometterlo, ma farò tutto per mantenere la calma. Però prima di addentrarci nell'argomento devo fare tre premesse importanti. La prima è che io molto spesso in passato ho detto, anche nei video con Michele, che l'Italia ha solo una via d'uscita da questo pantano osceno in cui ci troviamo e da cui sembra non esserci via d'uscita. E quella strada è far entrare in contesti culturalmente incancreniti, e non solo culturalmente ma anche economicamente, politicamente incancreniti, delle forze esterne, forze economiche, intellettuali, filosofiche, culturali,
che non siano cresciute nel marciume che troppo spesso impedisce a un territorio in Italia di crescere. Territori che magari hanno delle enormi potenzialità, ma dal momento che c'è stata una cultura, un'anticultura autolesionista e dannosissima, non riesce più a tirarsi fuori dai problemi, quasi arrendendosi a un fatalismo che io non posso accettare assolutamente. Se l'avessi accettato, non farei il lavoro che faccio. Servono forze esterne, servono capitali stranieri, servono investimenti stranieri, servono idee che arrivino da realtà diverse, perché l'apertura al mondo è una delle grandi missioni del nostro tempo. E le realtà che si sono aperte a questo nuovo secolo sono proprio le realtà che hanno saputo cooperare con chi arrivava da situazioni e contesti completamente diversi. E qui in Italia invece la vicenda Ilva ci ricorda che viviamo in un'autarchia intellettuale convinta perversamente al tempo stesso di potercela fare con le nostre forze, ma al tempo stesso stroncando le stesse forze che all'interno dell'Italia cercano di tirarsi fuori da questo disastro. E questa schizofrenia ci sta creando un sacco di danni. E Ilva, lo ribadisco, potrebbe essere la goccia che fa traboccare il leggendario vaso. Potrebbe essere veramente il canto del cigno delle possibilità di questo paese di far entrare gente dall'esterno, ma lì ci arriveremo. La seconda premessa: quando si parla di Ilva si parla anche di cose molto delicate, come la salute dei paesi limitrofi a questa azienda, che per decenni ha creato dei problemi enormi, quindi situazioni veramente devastanti, sacche di sofferenza, di cui io però non potrò parlare. Ma non parlare non significa non essere consapevole della cosa. Anzi, vi dirò di più, che io mi è capitato di dialogare con alcuni miei follower provenienti da quelle zone. Sapete quanto io cerco, per quanto possibile, di esservi vicino, ma quello che dirò avrà a che fare anche con questo. Perciò fermatevi voi che di fronte alle mie considerazioni direte: ah, ma che freddezza, guardi solo all'economia. Come vedremo, l'economia è direttamente collegata al problema Ilva e alla ristrutturazione dell'Ilva, ed è importante capire questo. Terza premessa: tutte le tesi antimultinazionaliste secondo cui ArcelorMittal, ovvero il gestore degli ultimi tempi di Ilva, sarebbe un'azienda terrificante, una mangia territorio, un inquinamondo, senza cuore, via dicendo, al di là del fatto che ci sono soltanto illazioni, sicuramente come ogni azienda hanno compiuto degli errori, ma anche se ArcelorMittal dovesse essere l'azienda di Sauron proveniente da Mordor, ok, anche se fosse così, mi faccio due domande. La prima è: ma perché allora il governo ha concesso la gestione di Ilva a un'azienda così terrificante? Me lo sapete dire? Allora l'errore è a monte. E in secondo luogo il problema è che comunque c'è un contratto. ArcelorMittal ha stipulato dei patti che sono stati disattesi a danno di ArcelorMittal e a danno di tutti noi, ok? Quindi non mi interessano le dietrologie del tipo che ArcelorMittal aveva questo piano fin dall'inizio. Cazzata. Questi hanno investito un sacco di soldi, ok? Li hanno investiti, li hanno messi i soldi, quindi o sono peggio che autolesionisti, sono proprio folli, dementi, oppure, in realtà, quella narrazione di ArcelorMittal cattivi che dall'inizio volevano danneggiare è una narrazione totalmente malata, complottista, che mazzucco levate. E mi viene in mente quella dichiarazione di Emiliano che dice addirittura che ArcelorMittal ha fatto quello che ha fatto per far cadere il governo. Porca miseria, veramente, qua siamo al terrapiattismo della politica. Ora, fatte queste doverose premesse, partiamo con una breve e calma, ti prego Rick, ti prego, fammi respiro, calma disamina della questione. Ilva è un'azienda che è stata gestita pubblicamente per 30 anni, poi per 15 anni da una famiglia che ha fatto un sacco di danni, che sono stati i Riva, e in questi 45 anni Ilva è diventata una sacca di inefficienza, tumori, mala organizzazione, mala amministrazione, cassa integrazione e tutto quanto, ok? Però è un'azienda importante, perché ragazzi, Ilva, adesso non mi ricordo i numeri precisi, ma siamo intorno ai 12.000 individui impiegati all'interno dell'azienda, e poi un indotto enorme, cioè nel senso che comunque ha un impatto importante per l'economia del territorio e per l'economia del paese.
Quindi tutti quelli che da tempo dicevano che Ilva andrebbe chiusa, beh, secondo me dovrebbero fare un po' meglio i conti, perché se Ilva dovesse chiudere a questo punto, come sembra assolutamente plausibile, beh, pagheremo tutti ingenti conseguenze. Le conseguenze le pagherà il territorio pugliese, di Taranto, ma lo pagheremo anche noi di tasca nostra. Perché? Perché avere una sacca di disoccupazione così ampia e molto improvvisa creerà uno sconquassamento non indifferente. Quindi questa è una premessa doverosa, un'altra premessa, un video di premesse, mi perdonerete. Cosa succede? Succede che qualche tempo fa, dopo 30 anni di mala amministrazione pubblica che ha creato debiti, malfunzionamenti, iperburocrazia, un disastro, ok? Disastro ambientale, disastro di ogni tipo, dopo 15 anni di amministrazione Riva, sempre ammanicata molto con la politica e il potere pubblico, che ha ulteriormente devastato, dopo qualche anno di commissariamento straordinario in cui si è cercato di mettere in piedi dei piani, comunque falliti, arriva ArcelorMittal e ArcelorMittal ci butta dentro 1,5 miliardi di euro. 1,5 miliardi, no 25 euro, 1,5 miliardi con la promessa di metterci altri 1,5 miliardi di euro, mi sembra, nel prossimo anno. E qual è lo scopo? Lo scopo è quello di trasformare Ilva da quella sacca di antiambientalismo, inefficienza, peraltro in un settore iperconcorrenziale. Ricordiamoci che Ilva perde circa 3 milioni di euro al giorno di produzione, ok? Quindi in un settore iperconcorrenziale difficile, per trasformarla in un'azienda, non dico virtuosa, però almeno legale. Perché attualmente, ricordiamoci che Ilva opera in un regime di illegalità, non potrebbe funzionare così come sta funzionando, ma poi la legge non è del tutto stupida. Nonostante sia illegale il funzionamento di Ilva, dal momento che non possiamo chiuderla così perché si creerebbe un danno decisamente da rimpiangere, allora ci sono delle azioni che si possono fare per sospendere in qualche modo l'illegalità del suo funzionamento e darsi del tempo sufficientemente breve per rimetterla in sesto, creare una sostenibilità ambientale, creare un po' più di efficienza economica, migliorare le infrastrutture, e servono soldi, e ArcelorMittal ha portato quei soldi. All'interno di quel capitale proveniente dall'India, quindi soldi che servivano al territorio e anche idee che servivano al territorio, cosa succede? Succede che ovviamente ArcelorMittal chiede delle condizioni, e per esempio una delle condizioni fondamentali era quella secondo cui ci fosse uno scudo penale. Ora, a cosa serve lo scudo penale? Lo scudo penale serve principalmente a due cose. La prima è evitare che gli amministratori attuali possano essere chiamati penalmente in causa per conseguenze dovute all'amministrazione precedente. Quando si parla di Ilva, si parla di processi molto lunghi, e alcune cose fatte durante gli anni 2000 dai Riva potrebbero portare delle conseguenze oggi. La misurazione dei danni ambientali di un'azienda così impattante non è una questione di compartimenti stagni. È chiaro quali sono le conseguenze di quelli, e da quel momento in poi ci sono le conseguenze dell'azione di altri, ok? Serve qualcosa che protegga gli amministratori attuali dai danni causati, e magari ancora invisibili, degli amministratori precedenti. Io lo so che qui in Italia questo è un concetto che spesso non è ben chiaro, ma ricordatevi che è giusto che io paghi per le cazzate che io compio, e non è giusto che io mi trovi a pagare penalmente, economicamente, in qualche modo, per le cazzate fatte da chi ieri ha gestito le cose, perché sono loro che dovrebbero pagare per quelle cazzate e non certo io. Ma dal momento che la questione è complicata, allora scudo penale. Lo scudo penale serve non solo a proteggere gli amministratori dalle cazzate fatte ieri, ma anche a permettere ad Ilva di funzionare, perché Ilva, durante i prossimi 2 anni, nel caso funzionasse, sarebbe ancora all'interno di un regime di illegalità che potrebbe creare, anche attualmente, dei problemi a livello penale. Perciò, in alcuni casi ben specifici, lo scudo penale serve per dire: ok, queste sono cose di cui
non è giusto che si paghi immediatamente, perché sono processi che portano al miglioramento, alla ristrutturazione in ogni ambito di questa azienda. Quindi, scudo penale. All'inizio il governo precedente, il primo governo Conte, aveva detto di sì, scudo penale, ok, nonostante, e questo è un punto importante, il Movimento 5 Stelle abbia fatto nella Puglia e a Taranto una grande campagna elettorale negli ultimi anni, demonizzando l'ILVA, parlando di chiusura dell'ILVA, di nazionalizzazione dell'ILVA, tutte cose fantasiose che manco Tolkien o chi altri, neanche in Narnia senti certe cose, e però hanno accettato lo scudo penale. Va bene, lo scudo penale perché? Perché, ve lo dico qui a tutti i dietrologisti, che lo scudo penale in realtà è un complotto. No, lo scudo penale è stato accettato, sapete perché? Perché è ragionevole, perché è giusto che ci sia, per mille motivi, soprattutto dovuti al fatto culturale che qui in Italia un'azienda che arriva dall'estero è già di per sé colpevole di qualcosa. Perché? Perché se arrivi con dei capitali, in realtà, anche qui come vedremo, significa che vuoi fare qualcosa di storto, perché sei sicuramente un figlio di puttana. E vabbè, altra mentalità delle terre, di cui magari parleremo qui nel video, ma soprattutto in altre occasioni. Insomma, il precedente governo Conte accetta e ArcelorMittal ci mette i primi soldi, tanti soldi, e comincia ad agire per mettere in sicurezza, per rendere sostenibile da un punto di vista ambientale le strutture di Ilva, per portare Ilva nel nuovo secolo. E io, quando questo è successo, ho detto, beh, sai che forse questo potrebbe essere una buona strada, perché magari tante altre parti di territorio italiano imparano la stessa lezione. Portiamo qui forze esterne, ma voglio dire, ragazzi, voi prendete tanti territori, soprattutto al sud della Calabria. La Calabria ha delle potenzialità straordinarie, non solo turistiche, ma per esempio in Calabria è impossibile fare impresa, è impossibile avere un'azienda. Perché? Perché il contesto culturale si è talmente incancrenito, impregnato di fatalismo, arrendevolezza, facendo entrare e crescere al suo interno delle sacche di malavita organizzata, che vi ricordo in Calabria praticamente fa circolare una montagna di soldi quanto il PIL di un piccolo paese, in droga, ok? Qual è l'unico modo per far sì che la Calabria, ho preso la Calabria come esempio, riesca a venire fuori da questa situazione? È far arrivare gente dall'estero, gente, capitali, idee, imprese, per traghettare questo territorio fuori. È per questo che io sono internazionalista, per cui quando Ilva è stata acquisita, diciamo così, da ArcelorMittal, ho detto, beh, sai che forse cominciamo a... E poi cosa succede? Succede che il buon Gigi Di Maio, quel bibitaro che si è trovato casualmente a fare il ministro, il vice premier, vabbè, lasciamo perdere, a un certo punto decide che le sue promesse elettorali sono più importanti rispetto alla realtà dei fatti. Quello che lui ha detto, le cose che hanno convinto un certo elettorato molto molto radicalizzato a votare il bibitaro Gigi Di Maio e la sua bella compagine politica, quella cosa è più importante rispetto ai patti stipulati. E quindi a un certo punto il governo, se non sbaglio alla fine del primo governo Conte, lo scudo penale viene depotenziato. Dopodiché nelle scorse settimane cominciano a dire, sai che no, lo togliamo. E cosa succede? Succede che ArcelorMittal dice, ok, grazie, arrivederci per tutto il pesce. Ma perché? Perché tu hai rotto un patto. Hai rotto un patto che non solo era stipulato in un contratto, ed era un accordo fra un'azienda multinazionale e un governo. Non era mica un, così, una convenzione dialettica fra due persone. No, era una cosa un po' più grossa, ok? E ArcelorMittal dice, va bene, ok, a questo punto tanti saluti. Ma chi mi fa, ma chi me lo fa fare di metterci ancora soldi in un'azienda che si trova in un paese nel quale non si rispettano i patti, in cui si pensa che in fin dei conti l'autarchia economica sia molto più interessante da percorrere, e in cui un investitore straniero viene letteralmente preso a pesci in faccia, perché il governo ha preso ArcelorMittal a pesci in faccia. Non sto dicendo che ArcelorMittal non abbia avuto le sue colpe, per esempio ha scaricato sul governo un po' troppa cassa integrazione rispetto a quello che poteva fare, quindi non sto dicendo che non ci siano colpe dall'altra parte, però cavolo, togliere lo scudo fiscale è stato veramente un atto demente, un atto veramente da mente catti, ragazzi.
E tutti quelli che oggi stanno dicendo, perché io poi leggo i giornali, i blog, leggo i giornalisti, e tutti quanti, visto che qui abbiamo un nazionalismo latente, dannosissimo e ridicolo, visto che poi siamo sempre ridicoli quando noi italiani facciamo i nazionalisti, sembriamo sempre quelli che vanno in Abissinia a conquistare l'Africa e invece si vengono presi a bastonate. Questo nazionalismo si vede serpeggiare fra i giornalisti, i quali da un giorno all'altro hanno cominciato a dire che ArcelorMittal deve sedersi di nuovo insieme al governo per trattare. Alcuni hanno scritto addirittura che bisogna costringere ArcelorMittal a continuare, che bisogna impedire loro di chiudere Ilva, mentre Ilva sta per venire chiusa, perché hanno già cominciato a disattivare gli altoforni, cominciano a disattivare i nastri. Entro metà gennaio Ilva potrebbe essere morta, ok? A meno di aggiornamenti proprio in queste ore non ci sono grandi novità. E i giornalisti che dicono che bisogna costringere ArcelorMittal, ma ArcelorMittal è venuta in Italia investendo soldi, prendendosi rischio imprenditoriale, mettendoci tanti soldi, e noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo prima trattata come la cattiva multinazionale che arriva a rubare le risorse italiche e poi a pesci in faccia dicendo: sai che i patti che abbiamo stipulato con te non contano un cazzo. E adesso è ArcelorMittal che viene accusata di aver rotto i patti, al punto che la magistratura si sta inventando, e letteralmente stavolta si sta inventando, il reato di danno all'economia nazionale. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma quali sono i criteri per decidere di indagare su una cosa del genere? Ma non è manco un reato, è una roba che è un'indagine così, che di nuovo solleva l'evidenza secondo cui viviamo in un nazionalismo favolistico in cui tutto è dovuto, visto che siamo l'Italia, visto che abbiamo il più grande patrimonio culturale al mondo, visto che siamo il paese dove è nata la cultura europea, tutte puttanate incredibili, allora tutto è dovuto. Allora chiunque dovrebbe prendere i propri soldi e buttarli, anche se c'è al governo un bibitaro che è convinto che tutto quanto sia reddito di cittadinanza. No, caro Gigi, no. I soldi di ArcelorMittal non sono una versione diversa del reddito di cittadinanza, non sono soldi dovuti, sono soldi investiti al fine di trarne un profitto, perché, caro mio, quando si fa un investimento lo si fa cercando di guadagnarne qualcosa e non di perdere tutto, i soldi investiti e anche la dignità. Perché ArcelorMittal fa bene ad andarsene adesso. Perché se non se ne andasse si creerebbe un precedente terrificante in cui alla fine gentaglia come quelli che adesso siedono sugli scranni governativi potrebbero sentirsi autorizzati a fare qualsiasi cosa, e questo non può essere accettabile. ArcelorMittal non ha dato il reddito di cittadinanza, anche se ormai Di Maio e tutti i populisti socialisti di sinistra o di destra sociale ormai sono convinti che sia così. Nonostante Di Maio si è convinto che ArcelorMittal abbia dato i soldi un po' come reddito di cittadinanza di cui possiamo disporre come ci pare, no, se tu rompi dei patti, se tu togli le condizioni per quell'investimento, quell'investimento se ne va, perché non sono soldi tuoi, carissimo Di Maio. Forse con i miei soldi puoi fare il reddito di cittadinanza e tutto quello che ti vale, perché purtroppo io non ho lo stesso potere contrattuale di ArcelorMittal. Ma ArcelorMittal invece ce l'ha il potere contrattuale. E potrebbe tutto ciò portare alla chiusura di un'azienda con 12-13 mila persone disoccupate, fra cassa integrazione, insomma a casa, e un indotto economico devastato da questa cosa. E tutto questo, miei cari nazionalisti dell'ultima ora, miei cari populisti della domenica, miei cari autarchici con le mutande altrui, tutto questo è segno del fatto che in Italia continuiamo a mandare avanti una narrazione immatura su quella che è la relazione con gli altri, con chi sta al di fuori della realtà, con chi potrebbe portare soldi, risorse, idee, che in realtà non è bravo quanto noi. Noi invece siamo più bravi. Guarda quanto siamo bravi, fino al punto da buttare nel cesso una grande opportunità come quella di risollevare le sorti non solo dell'Ilva, ma di un intero territorio che avrebbe così tanto da dire e da dare, invece adesso se ne resterà con il culo per terra. Vorrei concludere, ma in realtà ho tante altre cose da dire, ma non voglio veramente dilungarmi per troppo, è già troppo lungo questo video, però vorrei dire che davvero dovremmo alzare la voce, noi che ancora crediamo un po' in questo paese, e dire a questa classe politica di mentecatti
che c'è soltanto una strada da percorrere ed è cooperare con chi arriva da fuori e smetterla con questa narrazione autarchica nazionalista che non ci porterà mai da nessuna parte. Abbiamo bisogno delle ArcelorMittal, abbiamo bisogno degli investitori esteri, abbiamo bisogno di forze nuove, fresche che siano avulse da questa cancrena culturale che in ogni territorio italiano, in misura maggiore o minore, ha radicato le sue fondamenta, distruggendoci ogni possibilità di ragionare, di dialogare e di produrre qualcosa. E io ho paura del futuro. Ho paura del futuro, ho paura nel vedere che di fronte a un atto così da mentecatti come quello di togliere lo scudo fiscale, lo scudo penale, scusatemi, un atto così mentecatto, giornalisti, intellettuali, tutti quanti si schierano dalla parte dei bibitari. E mi chiedo quanto a lungo resisteremo di fronte a questo sfacelo incredibile. I territori in Italia che hanno saputo aprirsi al mondo sono quelli che si sono tirati fuori dal pantano. Io sono a Milano in questi giorni. Milano è rifiorita in un decennio. Sapete perché? Non perché i milanesi siano particolarmente più intelligenti degli altri, ma perché qualcuno ha detto: oh, sai cosa? Cominciamo a far entrare la gente. Cominciamo a far investire i capitali da parte di chi magari ha delle idee fresche, nuove. Apriamoci al mondo. E invece la politica no, la politica è ancora ferma a quella nozione fascista di autarchia culturale, economica, che ci porterà a chiuderci sempre di più nella nostra piccola realtà provinciale in un mondo che va verso un futuro completamente diverso rispetto a quello che ormai mi sembra di odorare in Italia. Io non voglio essere parte di quelli che si arrendono, che se ne vanno, o che con questo fatalismo si vanno ad omologare a una tendenza così terrificante. Non voglio. Voglio che alziamo la voce. Voglio che facciamo qualcosa, che diciamo qualcosa e che urliamo a questi Di Maio, Conte, Salvini, a questi Berlusconi, a questi personaggetti, a questi spaventapasseri. Dobbiamo dire basta. Basta, non basta dire ok boomer, non è sufficiente ragazzi, basta con la distruzione sistematica delle opportunità, fateci uscire da questo provincialismo, fateci aprire al mondo e fate sì che le forze buone di questo paese, non quelle populiste, socialiste, assistenzialiste, terrificanti, demagogiche, ma le forze buone che hanno voglia di prendersi rischi, che hanno voglia di cooperare, che hanno voglia di fare, prendano in mano un po' la situazione, perché è quello che ci serve. Credo di essere andato veramente troppo lungo, speravo di fare un video intorno ai 15 minuti, ma come vedete non ce l'ho fatta. Aspetto i vostri commenti, condividete il video il più possibile, abbiamo bisogno di ampliare il dibattito e grazie per avermi ascoltato fino a qui. E voi non dimenticatevi che non è tutto noia ciò che pensa.